Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di 19 Live, bentrovati naturalmente ai nostri amici telespettatori per questo nuovo appuntamento in diretta. Anche quest'oggi, come facciamo di consueto con le nostre trasmissioni, proveremo a fare lo stato dell'arte intanto per quanto riguarda la medicina, lo facciamo ogni settimana e quindi anche questa settimana ci collegheremo con alcuni esperti, medici ovviamente, per trattare di questa domanda principalmente. I vaccini sono sicuri? E poi naturalmente sapere quali sono gli effetti collaterali, che non sono esclusivamente solo di carattere medico, ma anche di carattere organizzativo. Allora, ne parliamo con, fatemi vedere se abbiamo già dei collegamenti, mi pare di sì, vedo già il dottor Del Castillo. E poi vediamo chi c'è ancora in diretta. Dovrebbe esserci il dottor Francesco Cascio, direttore del PTA Centro ASP di Palermo. Abbiamo loro? Ditemelo. Mettiamoli in onda, così facciamo anche prima e possiamo cominciare ad aprire, insomma, intanto questa prima parte. Eccoli qua. Allora, li vedo. Bentrovati, grazie di essere con noi intanto. Buon pomeriggio, grazie a voi. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, apriamo intanto, ringrazio particolarmente il dottor Francesco Cascio, che oggi non è soltanto il direttore del PTA Centro dell'ASP di Palermo, ma già tanti lo ricordano anche come presidente dell'ARS, ma con altri incarichi, per esempio il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa e poi anche il trade union, chiamiamolo così, tra ASP e il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, che più volte abbiamo avuto in diretta. Allora, dottor Cascio, apriamo intanto con questa domanda. I vaccini sono sicuri? È quello che si chiedono i nostri telespettatori tutti i giorni. Sì, buonasera. Sì, assolutamente sì. Io credo che... certo, questa polemica su, e questa incertezza che c'è stata nei giorni scorsi sul vaccino dell'AstraZeneca certamente non ha avvicinato, diciamo, i potenziali vaccinandi al vaccino, perché insomma è stata una polemica, forse un giorno ne scopriremo le cause, ma insomma certamente è stata una cosa difficilmente sopportabile da chi si apprestava ad avere inoculato un vaccino di AstraZeneca. Certamente i vaccini sono sicuri. Sono tutti sicuri, i vaccini prima di essere immessi nel mercato affrontano tutta una serie di valutazioni e di esami da parte di organismi regolatori internazionali e nazionali, per cui mi sento di affermare, pur non essendo un virologo, con un'assoluta certezza comunque che i vaccini sono certamente sicuri. A proposito di questo, dei vaccini sicuri, effetti collaterali, partiamo da quelli medici naturalmente, poi il dottor Del Castillo, che è un medico di base che ci aiuta ogni settimana naturalmente, magari avrà qualche domanda da porgerle, però volevo capire intanto se dà una voce autorevole naturalmente, lei... un rappresentante dell'ASP, insomma, se nei casi che si sono verificati in questi ultimi tempi si possono identificare degli effetti collaterali particolarmente consistenti. Ma guardi, gli effetti collaterali che noi abbiamo avuto modo di riscontrare in maniera più frequente sono gli effetti collaterali legati a qualunque alta somministrazione di vaccino che abbia a che fare con i virus influenzali o parainfluenzali. E quindi la febbre, i dolori articolari, i dolori muscolari, mal di testa, insomma i sintomi di una influenza classica, che comunque hanno una durata limitatissima, parliamo di 24-36 ore di sintomatologia, dopodiché la sintomatologia regredisce rapidamente. Nell'ambito dei vaccini che in questo momento sono in circolazione, quindi quelli che noi utilizziamo in questo momento, cioè AstraZeneca, Moderna, Pfizer, il vaccino che ha dato una, diciamo, maggiore percentuale di effetti collaterali nell'immediato, significa già a distanza di poche ore dalla somministrazione, è il vaccino dell'AstraZeneca, che è un vaccino che in percentuale maggiore rispetto agli altri procura questi effetti, ma sono effetti assolutamente blandi, sono effetti facilmente gestibili, sono effetti che non possono destare allarme o preoccupazione e che comunque si possono tranquillamente combattere con la somministrazione di un normale antipiretico, la tachipirina o paracetamolo, insomma niente di particolare, è tutto assolutamente facilmente risolvibile.
Siamo particolarmente contenti anche quest'oggi di ospitare ancora una volta il professor Antonio Casso, infettivologo, direttore dell'UOC Malattie Infettive, che ci può dare questa notizia che è già circolata tra tutti i medi, quelli del vaccino italiano Reithera, se non sbaglio la pronuncia del nome, però adesso lui ce lo dirà. Dottor Casso, grazie intanto di essere con noi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora sì, il vaccino Reithera sta cominciando la fase 2 e fase 3 di sperimentazione. È un vaccino che si basa sul vettore virale, quindi come quello AstraZeneca, come quello Johnson & Johnson che avremo fra poco e come lo Sputnik. Ha dato nelle fasi iniziali di sperimentazione veramente dei risultati entusiasmanti, soprattutto già dopo la prima somministrazione, e quindi noi in questa seconda fase di sperimentazione ci auguriamo, insomma, che questi dati preliminari vengano confermati e il vaccino al più presto possa entrare in commercio, quindi essere disponibile per tutti. Nelle rassicurazioni naturalmente di un possibile vaccino italiano, di cui sicuramente ci fideremo automaticamente di più, non fosse altro perché italiano, volevo, intanto professore Cascio e dottor Cascio, oggi abbiamo due omonimi, quindi... Ciao Ciccio, sempre un piacere Ciao, vederti. ciao Antonio. Me lo sapevo che vi faceva Ci piacere siamo questa laureati unione. nello stesso giorno, Sì, stesso siamo mese e stesso colleghi di anno, corso, colleghi no? di corso per No, tanti anni. questo è uno scoop che non sa nessuno, sicuramente. Studiavamo insieme con Ah, Antonio, che sempre meraviglia. lui ha fatto più strada di me, devo dire, che ha fatto il medico tutto il tempo, il ricercatore. Io ho fatto per qualche anno Un po' la di politica, per cui politica, ma sono poco tornato poco, non sull'italiano. tanto, poco Pochi, poco, qualcos'ecchio, qualcosa, sì. qualcosina, qualcosina. Allora, io non so, adesso vi chiamo Francesco e Antonio perché insomma devo fare così per Forse è distinguermi. meglio, forse così Forse è non ci meglio, confondiamo. anche perché ringraziando Dio, insomma, mi onoro della vostra amicizia anche. Allora, dottor Del Castillo, a lei naturalmente la palla perché lei fa il coordinatore medico qui lunedì e quindi ha due possibilità, un Francesco Cascio e un Antonio Cascio. Intanto poi focalizzeremo anche sull'argomento trombosi perché molti, non sapendo di cosa si tratta, noi parliamo con i telespettatori, quindi non parliamo con medici, parliamo con la gente che ci segue tutti i giorni, dobbiamo chiarire alcune cose, ma questo lo faremo con il professor Corrao, che tra poco, insomma, avremo anche durante la trasmissione. Prego Del Castillo. Domanda per il professore Cascio, infettivologo o... perfetto. Il vaccino italiano, visto che si basa come gli altri due, ovvero AstraZeneca e lo Sputnik, come vettore a un adenovirus, giusto? Del gorilla, sì. No, Perfetto. Ah, anche lui dal gorilla, quindi come AstraZeneca, non no, in realtà quello è come... scimpanzé, quello è Ah, gorilla. scimpanzé. Ah, ok, quindi gorilla, scimpanzé e umano abbiamo, giusto come vettori. Poi la stessa tecnica uguale, quindi frazione di DNA in cui viene posto un frammento di RNMA, giusto? No, in realtà O lo sintetizza? viene inserito Il DNA. all'interno del DNA dell'adenovirus un pezzetto di DNA complementare all'RNA che codifica per le proteine spike. Ok, quindi a quel punto si crea e si fa quello che è l'RNA messaggero per la proteina spike e viene quindi sintetizzata. Ok, quindi identica o differente dallo scimpanzé, quello del gorilla? No, in realtà non cambia molto, non cambia molto, non ci sono motivi di pensare che le cose siano diverse. Quello che poteva cambiare era quando, nel momento in cui fossero stati utilizzati adenovirus umani, perché se fossero stati utilizzati adenovirus umani poteva comportare il fatto che già il nostro corpo era venuto incontro con questi adenovirus e quindi aveva prodotto degli anticorpi contro gli adenovirus umani, quindi questo vaccino costituito da adenovirus umani fosse inattivato dall'inizio. Ok, Però quindi... è per questo che si utilizza quello della scimmia. Ma se si utilizza quello della scimmia, dello scimpanzé, insomma il gorilla, anche perché diciamo, un virus della scimmia non è in grado di moltiplicarsi nell'essere umano. E poi c'è da dire comunque ancora un'altra cosa, che questi virus utilizzati vengono manipolati geneticamente e resi incapaci di replicarsi.
quindi una sicurezza ancora di più, e quindi questi virus possono essere tranquillamente somministrati a persone che sono immunodeficienti, hanno l'AIDS, l'HIV, tumori, leucemie. Non c'è nessun problema di sicurezza da questo punto di vista. Nella peggiore delle ipotesi, una persona immunodeficiente non produrrà gli anticorpi, però non c'è motivo di pensare che possa essere pericoloso per questa persona ricevere il virus, Quindi ricevere il vaccino. stiamo tranquillizzando tutti perché non è il vaccino che semmai può dare tutte quelle manifestazioni o qualcuna manifestazione, tranne quelle che stava appena accennando poc'anzi il dottore Cascio Francesco, delle comuni e banali reazioni che abbiamo al vaccino, dal dolore al braccio, alla febbre, ai dolori muscolari, ad altro, giusto? Sì, esattamente. Queste sono reazioni un po' che si hanno con tantissimi vaccini e probabilmente con questi vaccini che stiamo utilizzando ora sono, da un punto di vista della proporzione, leggermente li osserviamo con più di frequenza e soprattutto con molta più paura e attenzione. È per questo che ne stiamo verosimilmente parlando. Bene, nel rispetto, adesso ci ritorniamo sui vaccini. Un attimo soltanto vi chiedo perdono, perché io so che il dottore Cascio ha subito un'altra riunione immediata e quindi voglio rispettare i tempi e ringraziarlo naturalmente per aver partecipato. Però a lui, in quanto istituzione medica e quindi ASP, devo chiedere, ha sentito parlare, poi tra le altre cose conosco la grande onestà intellettuale del dottor Francesco Cascio. Ha sentito di questi inconvenienti, chiamiamoli così, insomma, molto criticanti del vaccino e quindi delle soste che sono state purtroppo lunghe sotto il freddo, l'acqua, insomma, eccetera, eccetera. L'ASP sta prendendo in considerazione di ovviamente migliorare questa situazione critica, ci dica. Ma guardi, certo, ovviamente ho letto le polemiche che sono state in seguito, diciamo, alla giornata di venerdì, soprattutto è di sabato, credo. Forse è andata via. È andata, sono ancora qui? Sì, No, ecco, sì, ok, no, no, è andata perfetto. via. No, Perfetto. adesso di Sì, nuovo. ovviamente ci sono, non ci sono. Adesso non c'è il video, non c'è il video, c'è Adesso ci l'audio, non c'è sono. il video. Sì, ok, sì, perché nel frattempo purtroppo ricevo telefonate e Lo quindi so, si lo so, lo scollega so. tutto. Certo, ovviamente sì, ho sentito anche perché, diciamo, essendo in fiera molto spesso mi trovo anche a gestire questi momenti di panico. Purtroppo la gente non si rende conto che non è semplicissimo affrontare una campagna vaccinale quando peraltro la scorsa settimana abbiamo subito tutti i centri vaccinali, intendo, uno stop di 4 giorni di somministrazione di AstraZeneca. Le persone prenotate in quei 4 giorni sono state ovviamente cancellate. Dal momento in cui sono state cancellate e da giovedì sera, da venerdì abbiamo ricominciato a somministrare AstraZeneca, gli 8.000 prenotati si sono riversati senza prenotazione a Scaglioni nei giorni successivi. Contemporaneamente c'è stato, diciamo, un evento atmosferico spaventoso da un punto di vista delle precipitazioni piovose, per cui sabato, domenica, ancora oggi e anche domani sarà così. Ci siamo trovati ad affrontare una situazione per cui, a fronte di circa 1.500 prenotati, abbiamo dovuto fronteggiare alla fiera qualcosa come 2.500-2.800 persone che venivano tra prenotati e non prenotati, perché annullati nei giorni scorsi, che pretendevano giustamente di fare il vaccino. E nonostante le difficoltà, le ore di attesa, la pioggia devastante che c'è stata in questi giorni, siamo riusciti ad affrontare. Ieri abbiamo fatto 2.900 vaccini. L'altro ieri 2.500 poco più. Ieri abbiamo chiuso in fiera alle 11 e un quarto. Vi assicuro che è stata, diciamo, una giornata molto, Lunghissimo. molto faticosa. Io mi rendo conto, diciamo, delle giuste proteste della gente. No, ma anche Come perché dire, erano soggetti fragili la stragrande maggioranza, a quanto pare, ma si sono accavallati contemporaneamente soggetti fragili, professori, gente che aveva avuto cancellata la prenotazione che è venuta senza prenotazione. Soggetti fragili che non erano prenotati, ma che in quanto soggetti fragili rientravano nel target e quindi Sì. venivano senza prenotazione sperando di avere il vaccino. Adesso noi poi alla fine abbiamo fatto il vaccino a tutti, cioè anche a quelli
non prenotati che avevano diritto e che sono presentati alla fiera. Ma perché c'è stato anche, mi permetto soltanto di interrompere, sì. C'è stato anche un comunicato, se non vado errato, sul sito della regione siciliana che diceva si può anche andare senza prenotazioni. E devo dire, la gente ha preso a lettera questo comunicato. Il problema è che affrontare 1500 vaccinazioni o affrontarne 3000 non è esattamente la stessa cosa. Certo, sempre ovvio. Con gli stessi uomini parliamo. Tenete presente che abbiamo messo a lavorare tutto il personale sanitario disponibile sulla piazza. Cioè non c'è più un medico disoccupato, non c'è un'infermiera disoccupata, non c'è un assistente sanitario disoccupato. Cioè tutti quelli che abbiamo potuto mettere al lavoro, me compreso, l'abbiamo fatto. Io ho lavorato sabato e domenica, 12 ore sabato e 12 ore domenica. Pur non essendo io un vaccinatore, ma diciamo in questo momento di guerra, mi sono rimboccato le maniche e sono andato anch'io. Conosciamo giorni. Anche il suo intervento al poliambulatorio di Lampedusa, lei ha sostituito Bartolo praticamente, sì, quindi lì ha fatto un'altra guerra, insomma, ha fatto una guerra proprio in prima linea. Là sono due versanti, c'è il versante Covid e il versante migranti, che diciamo... rappresentano un combinato disposto dirompente in questo momento. Allora, l'unica cosa che deve tranquillizzare le persone, perché proviamo naturalmente a tranquillizzare le persone, è questo: ci sarà un piano riorganizzativo a brevissimo, perché a parte la difficoltà di avere i vaccini, no? Perché in tutta Italia che è così, ma dico un piano riorganizzativo, lei dico ce lo sì. Sì, no, allora già il piano organizzativo già c'è, nel senso che già per esempio ieri non c'è stata una coda, i tempi di attesa sono stati mediamente di un'ora e mezzo e abbiamo vaccinato alla fine 2840 persone, che sono esattamente il doppio di quanti ne vaccinavamo qualche giorno fa. E il problema è stato anche l'incastrarsi di due piani vaccinali che si scontravano, quello regionale e quello nazionale, sì. Perché mentre la regione aveva varato un piano vaccinale che prevedeva per esempio la vaccinazione di avvocati, magistrati e quant'altro, contemporaneamente dal lunedì della scorsa settimana è entrato in vigore il nuovo piano vaccinale dettato dal governo Draghi, ecco. Che aboliva le categorie instaurava un nuovo criterio in base all'età anagrafica, per cui c'è stato un momento che è durato qualche giorno, contemporaneo alla sospensione dell'AstraZeneca, che ha mandato obiettivamente un po' in tilt. Va bene, quindi lei ci sta garantendo, insomma. Sì, già da ieri, chi passava dalla fiera vedeva la situazione molto diversa rispetto al sabato. Va I tempi di attesa sono stati ridimensionati, le file sono state drasticamente ridotte. E abbiamo vaccinato tutto. Purtroppo sulle condizioni meteo possiamo fare ben poco. Abbiamo messo tutta una serie di tende, di tensostrutture per evitare quanto più possibile che la gente stia sotto l'acqua. Alfredo. Ci rendiamo conto delle difficoltà oggettive. Ci anche spostiamo. Il tempo si ci è messo di mezzo. Si ci è messo anche di mezzo il tempo. Comunque noi speriamo che ovviamente da mercoledì possiamo tranquillizzare, possono venire a vaccinarsi. Una domanda. Sì. Prego, dottor Del Castillo, però brevemente, perché so che il dottor Cascio deve fare un'altra riunione. I medici di medicina generale, che possono essere utilissimi a ridurre sicuramente gli affollamenti sovrumani che ci sono. Quando saranno operativi? Quando verranno finalmente operativi? Operativi? Perché per la regione abbiamo fatto accordo tutto, solo che c'è il silenzio tombale e le televisioni parlano sempre, i medici di medicina generale sono attivi, il ministro oggi ho sentito che ha detto in campo i medici di medicina generale, ma quando? Ecco. Ma questo lei è medico di medicina generale, se non ricordo male. Sì. Quindi questa è la notizia che auspico di sentire da lei, perché noi non vediamo l'ora che i medici di base possono perché 46.000 in Italia, siete tanti, 46.000 medici di medicina generale in più sul territorio che ci danno la mano a vaccinare, per noi rappresenterebbero la svolta probabilmente nel programma vaccinale, perché fino a quando non si territorializza quanto più possibile, fino a quando non si moltiplicano quanto più possibile i centri di vaccinazione, sarà veramente complicato uscirne fuori da questa pandemia e sarà veramente complicato arrivare a vaccinare tutti nei tempi previsti. La svolta sarà quando i medici di base cominceranno a vaccinare. Io sento parlare da un mese di accordo con la Federazione Nazionale, prima regionale, poi nazionale, prima il problema era il costo, poi il problema era la carenza dei dispositivi. Io non ho capito mai, io non ho i dispositivi, no, perché per vaccinare non c'è bisogno di grandi dispositivi, basta una mascherina e un paio di guanti, quindi non è quello il problema.
Non ho capito ancora bene qual è il problema, se dalla parte dei governi o dalla parte, diciamo, delle federazioni dei medici. Certo è che se ne parla da un mese e siamo ancora fermi allo stato di partenza. Io auguro che da domani i medici di base possano vaccinare, perché ci risolverebbero un problema gigantesco, perché consentirebbero intanto a voi che avete il polso dei vostri pazienti. Voi conoscete già le storie cliniche dei vostri pazienti, sapete già chi è fragile, sapete già chi non è fragile e quindi può aspettare qualche settimana in più. Voi conoscete molto meglio di noi le condizioni cliniche dei vostri pazienti, e poteste veramente essere la svolta per questa. Vabbè, non si capisce chi è che deve decidere. Io ancora non l'ho compreso. Ecco, e se lo dice il dottor Cascio, che è dentro l'ASP, immaginiamoci i medici di base. Io una mia idea ce l'ho, ma non è un'idea che, diciamo, non vuole dire. Preferisco non esternare in questo momento. Certo, però da un mese che se ne parla, insomma, ancora non si riesce a partire. C'è qualcosa di troppo strano. Vabbè, proveremo a capirlo. Inviteremo i sindacati, perché sono quelli che poi stanno ai tavoli. Le federazioni di medici, visto che già ci sono arrivato, sono arrivato da solo. Dottor Cascio, io la lascio, perché so che ha già da qualche minuto in onda un'altra riunione, però la prego di essere nei prossimi appuntamenti, ancora una volta, essere voce naturalmente per i nostri telespettatori. Grazie comunque per il momento. Grazie a voi, quando volete. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao Antonio. Grazie. Allora, il professore Cascio è qui, che ci deve dare qualche altra delucidazione a proposito di questo vaccino Reitera, che sarà il primo vaccino italiano. Le posso chiedere, professore Cascio, subito, ma quando e in quali tempi noi potremo avere questo vaccino? Io mi auguro che il vaccino potrà essere disponibile all'inizio dell'anno nuovo. Quindi inizio dell'anno nuovo. Deve essere finita la fase 2, la fase 3, i risultati della fase 3, insomma, dovranno essere presentati all'EMA, all'AIFA, insomma, agli enti regolatori, tutto l'incartamento, e mi auguro che tutto andrà bene velocemente, che riusciamo ad arruolare tantissime persone in pochissimo tempo, insomma, la sperimentazione andrà veramente, quindi mi auguro di sì. Professore Del Castillo, prima di liberare il professore Cascio, perché poi arriva il professore Corrao, ha qualche domanda ancora per il professore Cascio? Volevo capire, quindi, per questo vaccino, visto che prevediamo l'anno prossimo, che significa? Significa che dovremo aspettarci di vaccinarci per il coronavirus ogni anno, come per l'influenza? Allora, l'importante è riuscire a dimostrare che il vaccino è efficace e sicuro, e questo siamo abbastanza assolutamente confidenti che ciò già lo è, però ci vogliono i numeri, insomma, e tutto sia completato. Dopodiché, tu dici poi a novembre, perché i tempi sono... niente, dobbiamo rispettare, certo, non possiamo bruciare i tempi, speriamo di andare il più veloce possibile, però una volta che si è capito che il vaccino funziona, sappiamo come si fa, eventualmente la stessa azienda potrà pensare di mettere le varianti sudafricana, quella nigeriana, quella sudamericana, insomma, quindi potremo meglio, fatta la legge, trovato l'inganno, per certi versi si potrebbe dire, quindi possiamo più velocemente mettere a punto, trovare soluzioni rapide. E quindi, ripeto, avere un'industria tutta italiana che fa questo è non solo un orgoglio, ma ha tantissimi vantaggi. Professore Cascio, prima che ci lasci, vogliamo ricordare quanto è importante fare quel famoso sondaggio che lei ha lanciato a proposito degli effetti determinati dai vaccini? Sì, io ho lanciato un sondaggio con un Google Form invitando tutti a scrivere gli effetti collaterali del vaccino, proprio per dare la voce al maggior numero di persone che magari hanno magari anche effetti stupidi, banali, insignificanti, che però se vengono sommati tutti magari possono raggiungere la significatività statistica. E quindi io mi auguro che tutti vorranno compilare questo modulo, magari si dirà che una persona che è allergica alle proteine dell'uovo, allergica al polline e compagnia bella ha fatto il vaccino e non è successo niente, o al contrario si dirà che 100 persone non allergiche a nulla magari hanno avuto un arrossamento della punta del naso, però se sono 100, 1000 che dichiarano tutti la stessa cosa, allora ci dovremmo porre il quesito, ma allora questo vaccino fa arrossare la punta del naso, per dire un esempio stupido. Quindi è importante fare questa
questa indagine, fermo restando che di fronte a qualsiasi evento più serio è giusto, assolutamente corretto farlo, il segnalare all'AIFA. È un dovere di tutti noi farlo. Bene, volevo soltanto, vabbè, questo lo facciamo subito dopo, i post li lanciamo perché lasciamo il professore Cascio naturalmente al suo lavoro e lo ringraziamo come sempre. Insomma, ci premeva sapere qualche cosa di più a proposito del vaccino italiano che lui sta seguendo in modo particolare. Quindi grazie veramente intanto per l'impegno che è più che una missione, ormai lo sappiamo di certo questa cosa. E quindi dia il consiglio alle persone che ancora magari hanno avuto uno scossone a proposito dello stop AstraZeneca. Andiamo a vaccinarci, no? Sì, sì, sì. No, lo dica a me perché io mi ero un po' preoccupato. No, lo dico a tutti con la massima serenità, non ho mai smesso di dirlo, fermo restando che è giusto indagare, fare le indagini su tutti gli eventi avversi, dai più stupidi ovviamente ai più severi e quelli mortali, però obiettivamente sia da un punto di vista statistico, sia da un punto di vista della patogenesi, della fisiopatologia, non ci sono motivi per associare il vaccino a tali eventi. Benissimo. L'attenzione deve essere altissima, e sì, andiamo avanti, cerchiamo di essere sereni e veloci. Ne usciremo a settembre, sì. Sì, sì, assolutamente sì. Bene, ecco, sì, perlomeno ci diamo una bella rincuorata. Grazie, professore Cascio, alla prossima, grazie. Alla prossima. Allora, adesso vi facciamo ascoltare, dottor Del Castillo, stia lì lei, perché adesso mi deve supportare, dal punto di vista medico, a proposito delle preoccupazioni che ha determinato le varie notizie, più o meno veritiere, che il vaccino poteva avere una correlazione con la trombosi. Sentiamo prima il professor Corrao, perché purtroppo un ultimo impegno, però è stato molto ligio, ci ha subito mandato un video immediatamente proprio qualche minuto prima di iniziare la trasmissione, e ci ha detto: l'unica cosa che posso farvi è questo, perché poi dalle 15 in poi sarò impegnato. E quindi ascoltiamo il professor Corrao, Salvatore Corrao, che è direttore dell'UOC Medicina Interna dell'Arnas Civico di Palermo, che ci dice a proposito qualche cosa di molto interessante e poi commentiamo con il dottor Del Castillo. Vediamo. Saluto tutti i telespettatori di 19 Live e ringrazio Roberto Oddo per la possibilità che mi dà di diffondere un po' di cultura epidemiologica. Perché mi riferisco alla cultura epidemiologica? Perché i criteri per stabilire un nesso di causalità o causa-effetto sono criteri epidemiologici, i cosiddetti criteri di Hill, sono ben 9, e il nesso di temporalità, cioè il fatto che un evento grave, purtroppo le morti che abbiamo sentito, sono collegate a un intervento terapeutico fatto nei giorni immediatamente prima, è quel criterio che fa scattare l'indagine per capire se c'è un'associazione tra l'evento e il farmaco somministrato o il vaccino AstraZeneca in questo caso. Possiamo tranquillizzare tutti che l'analisi dell'ente regolatore, ma anche un'analisi scientifica, permette in questo momento di escludere un nesso di causalità. Nessuno dei criteri, al di là di quello di temporalità, è rispettato, per cui dobbiamo dire che in questo momento ci troviamo di fronte a dei casi che necessitano uno stretto monitoraggio, ma che non determinano nessuna conclusione in termini di causa ed effetto. Dobbiamo ricordare a tutti che gli enti regolatori, incluso il nostro, cioè l'AIFA, tramite sistemi che prendono il nome di farmacovigilanza, monitorano costantemente tutti i dati che possono evidenziare eventi avversi gravi per qualunque tipo di farmaco o qualunque tipo di vaccino. Ricordo inoltre che gli stessi eventi avversi che sono stati richiamati dai media per AstraZeneca si sono verificati anche tempo prima, ovviamente per una questione temporale di immissione in commercio dei vaccini, per gli altri vaccini. Quindi allo stato dell'arte, con i dati disponibili, possiamo affermare che non c'è nessun nesso di causalità, per cui dobbiamo stare tranquilli e continuare ad avere fiducia in questa vaccinazione, che in questo momento rappresenta l'unica speranza
uscire fuori da questo periodo pandemico. Ancora grazie per l'attenzione e un saluto a tutti. Allora, queste le dichiarazioni del professor Corrao. Dottore Del Castillo, lei sicuramente che ha contezza, perché ormai lei l'abbiamo definito un medico multidisciplinare, insomma, quindi ci può dare qualche chiarimento, anche perché lei ha la facoltà di poter parlare ai pazienti, no? In quanto medico di famiglia, forse più facilmente di chiunque altro. Non Io l'ho sento. tranquillizzato Ecco, tutti. adesso mi è arrivato. Sì, prego. Dicevo che per quanto mi riguarda ho tranquillizzato tutti i pazienti, chiaramente li ho un attimino non stoppati, mi ho detto di aspettare un attimino proprio in quei giorni in cui è stato fermato il vaccino AstraZeneca, ma adesso ho assolutamente dato il là a che inizino nuovamente a fare il vaccino perché, come diciamo sempre, è l'unico modo per ritornare un attimino alla nostra vita tranquilla che abbiamo, perché altrimenti purtroppo continueranno ad esistere continuerà ad esistere questa infezione che dà veramente tante tante problematiche, dalle più leggere che sono quelle che poi metteranno in quarantena le persone e continueranno ad essere messe in quarantena, a quelli invece più drammatici con i morti che giornalmente continuiamo a vedere, perché il virus, al contrario del vaccino, dà le problematiche che abbiamo detto, da una moltiplicazione del virale all'inizio, che poi viene seguita da un fatto anche di tipo intermedio, dove c'è un'infiammazione che comincia ed è inizialmente non molto spinta, sino ad arrivare ad avere una infiammazione notevolissima con tutti i danni che poi ne derivano anche a livello trombotico. E quindi per le complicanze che poi possono esserci non solo polmonare, ma anche in tanti altri distretti. Quindi ritengo che più che i vaccini sia da attenzionare la patologia da SARS-CoV-2, che come purtroppo siamo ormai abituati a vedere, fa tantissime vittime e quindi vorremmo non vederne più. Allora, e questo è tanto per dare chiarezza, però in questa ultima parte mi preme anche dare conto ai tanti telespettatori che ci scrivono. Allora, buonasera, ma la fila di vaccinazioni Fiera Mediterraneo Palermo si fa di 5 ore, non sono assembramenti, non c'è rischio di Covid, ma se ho appuntamento puoi aspettare un'ora e non 5 ore, invalidi, fragili, anziani. Vabbè, abbiamo sentito Cascio che ci diceva, Questa purtroppo è no, è vera, andato in questa è tilt, è andato verissima. in tilt, l'ha detto, È per cui verissima. purtroppo sì. Mia mamma, registrata over 80, quando ancora non era uscito il decreto per le persone fragili e con una malattia autoimmune, ha richiesto una vaccinazione domiciliare dal 20 febbraio, ma non abbiamo ancora saputo niente. Potreste farmi sapere qualche cosa? Ha scritto un'email alla fiera, ma non mi hanno fatto sapere nulla. Non può raggiungere la fiera, avrebbe bisogno di qualcuno che la possa vaccinare a casa. A chi possiamo rivolgerci? Ecco. Come si fa a E credo che rispondere? momentaneamente non si possa rivolgere a nessuno perché già si è rivolta a qualcuno e non è stata ascoltata, per cui può continuare a rivolgersi allo stesso interlocutore che non la continuerà ad ascoltare. No, ci dobbiamo augurare di no, invece Ma che intanto è cambi così, qualche purtroppo. cosa. Insomma, Si abbiamo fa. sentito un rappresentante dell'ASPE che ci ha fatto capire, insomma, che il tilt c'è stato, perché c'è stato un tilt organizzativo sicuramente. Non parlavo del tilt dei centri vaccinali, io parlavo del fatto che le persone a domicilio non sono state completamente contattate. Allora, a quel punto, che Anche perché dicessero bene qual è lei ne il ha distretto. contezza con i suoi pazienti, no? Che magari lo hanno richiesto. Assolutamente sì, Ah, ecco. assolutamente sì. Quindi ci sono tanti casi di questo tipo. Diversi, non uno. Mamma mia, non si riesce veramente a tirare fuori una certezza, no? Viviamo sempre una continua e costante, incertezza. Credo che fra l'altro non siamo la sola regione in cui i pazienti che dovevano essere vaccinati a casa non lo siano. Quindi fortunatamente in questo siamo No, anche con altri fortunatamente. molto vicini.
Vabbè, è diventata veramente incredibile. Vabbè, quindi notizie non me ne può dare per quanto riguarda l'ascesa in campo dei medici di base. Che cosa c'è da Assolutamente. ricordare ancora? E ripetiamo sempre le stesse cose. Ma qualcuno ci ascolterà o prima o poi, insomma, abbiamo quasi 1 milione di telespettatori. Se magari tra questi ci fosse qualcuno di quelli che deve fare qualcosa. Io credo che ormai debbano soltanto dirci quando andiamo a prendere i vaccini, come li dobbiamo fare e poi basta, Se ci perché la fossero, cosa è stata fatta. anche questi vaccini, perché a quanto pare, insomma, non è che la situazione. Noi siamo una delle ultime nazioni al mondo ad avere un ritardo così pazzesco sui vaccini, mentre gli altri addirittura stanno riaprendo, come altre nazioni che stanno riaprendo, in Arabia, per esempio, insomma, voglio dire, o a Israele, insomma, stanno veramente riaprendo, anche in America stanno riaprendo tutto, e quando si dice gli americani. Voglio dire, non è che sono sicuramente quelli più ligi del mondo, anzi, eppure loro Assolutamente. sono avantissimo e noi siamo tra gli ultimi, insomma, sicuramente di questa storia. Boh, vabbè. Quindi l'organizzazione sempre là, è l'organizzazione che chiaramente non ha funzionato. È vero. Va bene, grazie dottor Del Castillo, ci siamo fatti una corsa veloce quest'oggi perché dobbiamo dare spazio anche alla parte economico-finanziaria, non soltanto la medicina. Oggi uno speciale dedicato agli operatori dello spettacolo, i teatri, i cinema, tutti chiusi, tutti in mezzo a una strada, tutti Ho senza due neanche la figli possibilità. nel teatro, Ah, quindi quindi, che lei so potrà cosa capire. significa. Quindi concorda con noi sicuramente. Assolutamente. Va bene, ci risentiamo naturalmente la prossima settimana o in caso di qualche emergenza, noi siamo medici, voi siete medici, quindi. Vi chiameremo. Grazie veramente del Buona contributo come serata, sempre. arrivederci Grazie, dottor a Del tutti. Castillo.